Benvenuti al mercatino giapponese. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video, perché ragazzi, come avete letto già dal titolo, potete vedere siamo qui al mercatino giapponese con tanti cosplay e cosplayer che andrò a rompere i coglioni a fargli qualche domanda un po' così. Ancora non so che cosa chiederò, non lo so, vedrò cosa esce fuori. Voi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte cose che dovete fare sempre. Dai, mi raccomando raga, mi raccomando, votate qua sotto nei commenti il cosplay che secondo voi merita il voto 10. Tra questi che andrò a intervistare, chi si prenderà il voto 10? Aspetto i vostri commenti, raga. Ora vado a fare qualche intervista ai primi cosplayer. E ragazzi, ci sta tutto il gruppo The Dragon Ball. Eccoli qua. Andiamo uno per uno, andiamo. C'è sta lui, Goku Junior, Kiki e Bulma. Oh, momoi, andiamo a rompere le palle. Allora, innanzitutto, chi sei? Come ti chiami? Dimmi qualcosa. Sono Rodrigo Masella, oggi sono Goku Super Saiyan. Ok. Tu invece sei? Sono Mirko e Tatto Junior. Sei Junior, tu sei? Io sono Gaia e sono Black Kiki. Black Kiki? È una versione nuova. Un'origine. Beh, mi piace sto misto tra coso e original. Mi piace. Tu invece sei? Michela, che è quella la nostra sempre cameraman che sta spesso. Oggi è intervistata. Quindi, perché hai scelto il tuo personaggio, ma soprattutto l'hai comprato, l'hai rubato, da dove viene il tuo cosplay? Allora, intanto ho scelto Goku perché è il protagonista ed è l'eroe di questa saga. Ok. Il cosplay me l'ha regalato, diciamo, l'ho pagato, però ho preso. L'hai pagato o te l'hanno regalato? Diciamo mezzo che, e mezzo. Al prezzo che me l'ha dato è quasi regalato. E niente. Il mio potere sono i soldi, come diceva Batman. È vero, mi piace. Beh, è bella, mi piace, me la rivenderò. Tu invece perché hai scelto sto cosplay e da dove l'hai preso? No, io ho scelto questo cosplay un po' per l'altezza, un po' perché ok, il cosplay è fatto a mano. Questo l'ha fatto mia zia. L'ha fatto tua zia, ringraziamo la zia, ringraziamo. E tu, il protesi l'ho fatto io, sta nelle orecchie. Ok. Trucco homemade fatto dalla mia ragazza. Ah, vediamo le protesi, avviciniamo le protesi, bello. Ci piace. Tu invece perché c'è questo cosplay e soprattutto da dove viene il tuo cosplay? L'hai comprato, l'hai rubato, te l'hai commissionato? Da dove è? Allora, io ho scelto Black Kiki perché Kiki è uno dei miei personaggi preferiti e ho Black Goku, io ho fatto Goku di versione cattiva e questo qui me l'ha fatto la madre di una mia amica. Oh, ringraziamo la madre della sua amica e poi arriviamo alle amiche. Perché c'è, dove viene il tuo cosplay? Dalla Cina con Furo. Dalla Cina, grande robe fa la Cina. Perché c'è tu Bulma? Perché dovevo fare coppia con Vegeta, non c'è altro motivo. Esattamente. È il mio personaggio preferito di Dragon. Ah, ecco, c'è il personaggio preferito. Okay. È la waifu suprema. Bravi. Ragazzi, mi raccomando, votate da 1 a 10. Quanto gli date a loro? Chi si beccherà il voto 10? Non lo so, andiamo a rompere i coglioni agli altri cosplay. Invece ci stanno altri che non so se definirli cosplay o proprio i padroni di casa. Credo siano i padroni di casa. No. Allora. Siete in kimono? Sì. Siete i padroni di casa. Tu sei? Aoi invece tu? Lisa. Quindi spiegaci un po' questa realtà del mercatino giapponese o anche Japan Days, spiegaci un po'. Beh, allora, devo prendere in mano. Dimmi. Allora, siamo qui e ci sono tante cose giapponesi e... Veniteci a trovare. Tu invece vedi qualcosa per questa giornata? Tu stai sempre? Sì, sono sempre, tutto il giorno. Tutto il giorno, tutta la giornata. Quando venite qua, fatemi la foto con... Aoi. Elisa, mi raccomando, raga. Raga, qua c'è sta tutto il gruppone di Azbin Hotel. Che non so se
se ci entrano tutti nel coso. Oh, ok, allora iniziamo una alla volta. Iniziamo, tu sei un Alastor molto selvatico, un Alastor selvatico proprio così, senza guinzaglio. Tu invece sei Buggy. Chi? Buggy. Buggy o Buggy non lo sappiamo. Tu sei sempre Buggy, sempre Buggy, sempre Buggy. No, ma Buggy non era di One Piece? Buggy. Vabbè, forse me sbaglio io, vabbè. Tu invece sei? Lucifero. Lucifero, Lucifero. Tu sei invece? Vox. Come? Vox. Vox, vedi, c'ha le antenne. Aspetta, fammi vedere l'antenne. Le antenne in fronte e Vox. Ragazzi, domandona, grande domandona. Da dove avete preso questi cosplay? Li avete comprati, rubati, commissionati? Trovate la monnezza? Da dove sono venuti? Ma in realtà è quasi tutto fatto, cioè veramente questo fatto, vabbè, cadere. Tu sei tutto fatto? Sì. Lui è tutto fatto. Senso, lui è tutto fatto, lui è tutto fatto. Tu invece? Questo l'ha fatto lei. A te ti ha fatto lui, ti ha fatto. Ecco, a te ha fatto lui, ha fatto tu invece. Pure lei hai fatto? No. Si è fatto tutti, raga, si è fatto tutti, è inutile. Tu invece il tuo corpo da dove viene? L'ho fatto io con l'aiuto di nonna. Lui se l'è fatto da solo. Tua nonna ti ha aiutato? Sì. Si è fatto da solo con l'aiuto della nonna. È interessante questa situazione. Tu invece? L'ho fatto da sola con l'aiuto della nonna. Pure tu, la nonna va molto di moda, la nonna, devo dire. Ragazzi, mi raccomando, votate da 1 a 10 anche a loro. Che voto le date a questi cosplay? Chi sarà il cosplay che si prenderà il voto 10? Sarà lui? Sarà lui con la nonna? Non lo so, ragazzi, votate qua sotto. Poi invece stiamo con un'altra, possiamo dire cosplay, diciamolo. Un elfo. L'hai fatto, da dove viene questo costume? L'hai fatto tu? L'hai comprato? L'hai rubato? L'hai preso nei boschi? Da dove viene? In realtà stiamo lavorando qui allo stand. Ok. Siamo vestiti a tema per il nostro brand. Qui ci siamo vestiti un pochino. Ci abbiamo i capelli dello stesso colore. Ci abbiamo. Forse sono un po' elfo pure io, probabile. Probabile. E perché hai scelto questo tema elfo? Ti piacciono gli elfi? Sì, che molto, cos'è? Io gioco anche a gioco di ruolo dal vivo, Legis, faccio un elfo, quindi diciamo che è gioco di ruolo dal vivo. Ragazzi, conoscete Legis? Ragazzi, se non conoscete Legis, vivete in una grotta insieme all'elfo, insieme all'elfo, diciamo. L'hai fatto, quindi tutta sto ambaradami in fronte l'hai fatto tu, l'hai comprato da... Da lo faccio io, lo vendiamo perché è il nostro brand. Ah, vedi, vedi, mi piace, raga. Quindi votate anche a lei, all'elfo, da 1 a 10, mi raccomando, non fate gli stronzi, mi raccomando. Abbiamo lei col bastone così, che cos'è? Allora, sei una Sailor Moon? No, non è Sailor Moon. Non è Sailor Moon. Ma potrebbe sembrare a un occhio meno attento. Ecco, vedi, che personaggio è il tuo? Allora, io sono Frieren, dall'omonimo anime / manga, Frieren oltre la fine del braccio. Ragazzi, se non lo conoscete, siete come a me, che non lo conoscete, quindi spiegami il tuo personaggio. Allora, a grandi linee. Sì, è un elfo che per 10 anni si ritrova a combattere, a viaggiare con una compagnia, però l'anime comincia proprio dalla fine di questo viaggio. Al contrario inizia. Esatto, perché? Perché lei ha una vita talmente tanto lunga che non si rende conto di quello che ha passato. Ok. Ok, e quindi è un viaggio di crescita. E sto bastone che fa invece? Questo serve per darle in testa alle persone che rompono le palle, come a me. Allora, glielo dà in testa. L'hai comprato, l'hai rubato, l'hai creato, l'hai fatto tu, ragazzi. Stamattina, bello, a me piace questo last minute, così ultimo momento. Mi piace molto, ragazzi, votate anche a lei da 1 a 10. Che voto gli date? 15. Bravo l'elfo. Ci abbiamo tu. Se te voi alzate si vede, se no niente. Allora, ecco. Gli è venuto i capelli bianchi. Chi siete voi? Io sono Katsuha. Lui è Katsukatsu, però se non è parolacce, però vabbè, lui è Katsukatsu. Tu invece sei? Sono di Genshin Impact. Di Genshin Impact, la volpe di Genshin Impact. Tu sei invece? Katsuha di Katsuka di Genshin Impact. Perché hai scelto questo personaggio?
perché così lo potevamo fare matchato. Perché mi stava simpatico. Ah, perché ti stava simpatico, tu invece perché? Mi piaceva molto il personaggio, come era fatto, il design e anche la modalità di gioco. Lui. L'hai comprato, l'hai rubato, da dove viene il tuo cosplay? AliExpress. Brava, viva AliExpress che ci salva tutti quanti. AliExpress, tu invece da dove viene il tuo cosplay, diciamo? L'ho fatto io, più o meno. Dall'armadio, dall'armadio, viene dall'armadio. Ragazzi, votate anche a loro, che voto gli date? Da 1 a 10, mi raccomando, votate a cazzo cazzo, votate. E a Goru. E a Goru, mi raccomando, votate. Che voto gli date a loro? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Goku abbiamo già parlato prima. Tu sei Angel Dust, invece tu sei Ask. Aspetta, vedo uno che mi sta guardando molto strano. Che qua viene, te vergogna. Vai avanti. Tu sei l'uno di Eluva Boss. Di Eluva Boss, perché avete scelto questi personaggi, raga? È uno dei miei personaggi preferiti e mi ci rivedo abbastanza. Se ci rivedi, pure Lucia Peluria sul petto è uguale, oh, pure tu c'ha Peluria, brava. Cioè, tu invece perché ti ha detto questo personaggio? Alcolizzato come me. Mi piace. Tu invece? Ha gli attacchi di rabbia come me. È nevrotica, eppure lui è nevrotico uguale. Da dove viene il vostro cosplay? L'avete rubato, commissionato? Da dove? Dall'armadio, da dove viene? Da Shane, viva Shane. Shane sta andando forte con il cosplay, devo dire. Tu invece? Io l'ho raccattato dalle cose che dentro casa, l'ho raccattato. Hai perso un pezzo da là, un pezzo da là, esatto, e ce l'hai attaccato. Bra, mi piace molto sta roba così. Tu invece da dove viene il tuo cosplay? Perché la coda su Shane e anche la parrucca. E anche la parrucca. Non diciamo come è attaccata la coda, birbantelloni. Votate, Nico. Non si può dire la coda. Invece il resto sono vestiti miei. Sono vestiti suoi. Mi raccomando, voi votate nei commenti da 1 a 10 qua sotto che voto gli date a Angel coda attaccata che non si può dire e la volpe embriacona. Fatemi sapere nei commenti chi si prenderà il voto 10, ma non lo so, raga. Invece qua ci sta Jess. È Jess o James? Già abbiamo avuto sta con Jessie, lei e James che domineranno il mercatino giapponese, diciamo. Perché hai scelto questo cosplay? Mi piacciono i Pokémon e li voglio tutti. Li vuole tutti, domandona, da dove viene il tuo cosplay? L'hai comprato, rubato, commissionato? Dando via. L'hai fatto tu, non l'hai rubato? No, non sono una ladra. Solo i Pokémon ruba, solo esatto. I Pokémon. Solo i Pokémon. E quindi tu sei? Tremenda. È tremenda proprio come la bancarella, è tutta roba tua, zio, oppure quella l'hai rubata, dai la verità. Zio. No, oltre al cosplay io creo. Pensa che stai vedendo. Pezzo è disegnato. Pensavo che diceva che oltre al cosplay ruba pure le gonocchie, le hai fatte no, tu, le fa. Non ruba, mi raccomando. Quindi venite a trovare a Tremenda Creation. Nel frattempo stanno a passare tutto lo slide di quello che fa, potete vedere. E oltre quando venite vi fate la foto sia con Jesse che con James che sta là, vicino alle mutande, vicino. Poi arriva l'estate e ci vuole il costume da bagno, ci vuole. Moglio regalo pure a Bruna il costume da bagno così, dai. Oh sì, ti prego. Anzi, mi raccomando, votate anche Jesse o James che sta là. Votate da 1 a 10 che voto gli date, mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene e vi ruba tutto. Tu sei le nuova, male opa, e a casa vi ruba tutto, vi ruba. Ragazzi, non si sono estinti i cosplay di My Hero Academia. Pensavamo fossero in via di estinzione. E invece no, non si sono. Spostiamo che se no gli damo fagio. Mi stava furminando. Non si sono estinti i cosplay di My Hero Academia. Tu sei? Uraraka. E tu sei? Itsuko Midoriya. Ok, ti ripeto, tu sei? Deku. Ripeto, tu sei, come ti chiami? Sì. Ah, Aki, tu sei invece? Jade, perché avete scelto questi cosplay di My Hero Academia? Dato che io sapevo che erano in via di estinzione, no. E invece mi sono sbagliato allora. Ma noi portiamo sempre, siamo le Joshua Canon, quindi. Vedi, quindi da dove vengono i vostri cosplay? Li avete comprati, rubati, commissionati?
Da dove? Dove li hai presi? Comprati da dove, lo possiamo dire? AliExpress. Bravo, mi piace, viva AliExpress. Viva, e tu invece? Vinted, mi ha detto benissimo. Vinted, nuova frontiera. Una bomba. Ci stanno ogni tanto delle chicche su Vinted. E poi un po' di tinta, un taglio giusto. Ah, aspetta, raga, questa è il... È la combo, ma non so, non è la parrucca, so i capelli tua, zia, sta avvicinata, fammi vedere proprio, so proprio capelli sua, tanta roba, non mi dica che pure adesso i capelli tua. Viola, vediamo, avviciniamoci, raga, tanto, vabbè, potevi fare, com'è che è? Gio, bravo. Ragazzi, votate anche loro da 1 a 10 che voto gli date. Mi raccomando, non fate gli stronzi, che pure il Mayra Academy è in via di estinzione. No, non è in via di estinzione, ce ne stanno altri di Mayra Academy in G. Dai. Ragazzi, il video mancava, il cornuto nel video, eccolo là, eccolo qua. Il cornuto nel video ce l'abbiamo anche oggi. Tu sei? Ari, che personaggio è il tuo? È un original, mo spieghi un attimo, anche se stiamo a squagliare dal caldo, sì. Spiegami un attimo il tuo cosplay, da dove l'hai inventato? È un original basato sul videogioco Ghost of Tsushima. Ok, l'hai fatto tutto tu, di verità, sì. L'hai comprato, l'hai rubato, di verità, l'hai rubato da qualche giapponese in giro. L'hai fatto tutto tu, pure la maschera, il cappello, le corna, tutto tu l'hai fatto, ma avvicino così te possono vedere bene. Tia, raga, tanta roba. Quanto tempo ci hai messo per farlo allora? Mezz'anno, quindi 6 mesi, diciamo. Beh, mi piace, tutto fatto da te, molto bello. Mi raccomando, ragazzi, votate nei commenti da 1 a 10 ti è che voto gli date a lui. Mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò poi corra viene e ven piazza tutti. Mi raccomando, secondo me il 10 lui se lo merita, fatto tutto a mano, complimenti, ma votate voi. E poi c'è anche lui, Azbin Hotel, che mancava, alcuni li abbiamo visti di Azbin Hotel, tipo lui. E ora ti dico a te, perché hai scelto sto cosplay? Perché tutti amano Adamo e chi dice che lo ama, mente. L'hai fatto tu, l'hai comprato, sì, rubato. Lo uccido io perché è una patacca. No. Facciamoglielo dire ai commenti qua sotto. Che voto gli date ad Adamo? Tutti amano Adamo e chi non lo ama, mente. Mi piace. Come ti chiami? Morgana. È la prima volta che porti questo Adamo? No, l'ho portato varie altre volte. Mi raccomando, ragazzi. Tra l'altro, mi sa che ci siamo anche questi una volta. Io c'ho la memoria di un criceto. Sì. Ecco ragazzi, mi siete perso il video di Secipini, lo metterò qua sopra, andatevelo a vedere, c'era pure Adamo. È sceso direttamente da Venezia. Bravo. E quindi ragazzi, abbiamo visto tanti cosplay che ho intervistato, ce ne stanno anche tanti altri, ma se no il video dura un'eternità. Ci rifaremo alla prossima volta, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e votate tutti i cosplay che ho intervistato, anche loro. C'erano pure loro, ce ne stanno veramente tanti qui al mercatino giapponese. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Shogarii!